far passare, educare, educare, tirar fuori, accompagnare, soprattutto. Esiste soltanto ciò che scegliamo, ciò che facciamo essere. Il resto non mi interessa. O rifiutatevi, ma state prima. La vita stessa sta prima, non l'abbiamo scelta. Far fruttificare, ma la vita è la risposta ad una vita che è stata data. Dio ti ha scelto, Dio ti segue, toccherà a te. Ma la Chiesa non ha diritto di dire questi sono i figli dei credenti, allora sì, questi altri no. Tutti nasciamo legati a colui che ci sta prima e a colui che ci ha chiamati. Gesù dirà, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Voi potete anche dire di noi fuggire, ma io ho scelto voi. Una seconda sottolineazione del proprio limite, la propria capacità di essere salvati. Gesù dice che è così. La nostra tentazione. Invece abbiamo Simone. Ecco, Simone diventa un atleta proprio, da Olimpia. Anche tu sai, l'hanno fatto. Ha un duplice significato o valore. Perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale per Cristo nostro Signore. Amen. No, siamo quasi arrivati. Un altro passo, potremmo intitolarlo così, la fede, tutti i parenti, no, dice noi abbiamo, ci riserviamo un po', vediamo. No. Anche voi rinunciate, no? Fa le rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate al Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio Padre, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, il nostro Signore, che è nato da Maria Vergine, Maria fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Marianna, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Battendo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco. È un abitino bianco, perché il bianco è la somma di tutti i colori. E dunque è la somma di tutte le bellezze, essere rivestiti di Dio. Ecco perché anche
simbolo di purezza ed è simbolo di trasparenza. Il cristiano è colui che lascia trasparire la santità di Dio che è in lui. Mi rivesto dunque dell'abito battesimale, camminando così fino all'incontro nel giorno del Signore. Arianna poi lo metterà di nuovo nel giorno delle nozze. Eh sì, il significato del bianco nella prima comunione, nella cresima, nelle nozze, è sempre l'abito battesimale, non ha altri significati. Questo mi farà la chiarezza, no? Sembra quel nonno alla messa dei vigilanti. Che Simone lo rivestiamo. Rivestito di divinato. La domenica dopo Pasqua, quelli che erano stati, che è la consacrazione della vita al Signore con il crisma, con l'olio profumato. San Paolo dice che il cristiano ha il profumo di Gesù. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, vi ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, vi ha unito il suo popolo. Egli vi consacra con il crisma di vela, segno della luce. Gesù ha detto di sé: io sono la luce del mondo. Ha detto ai suoi discepoli: voi siete la luce del mondo. Nel battesimo la Chiesa dice a papà e mamma: ricevete la luce di Cristo e siete voi nel buio della vita. Le guide possono seguirvi, venirvi dietro, dire venite, perché la luce ce l'abbiamo. In fondo anche qualche volta, se è un po' buio nella nostra vita, non c'è momento così buio da non avere alla fine la luce, che è la presenza del Signore. E la luce non è una candela, ma è il vostro esempio, il vostro volervi bene, il vostro andare avanti con forza, sarà la migliore lezione per farne dei cristiani. Ricevete. Ci alziamo in piedi. Vorrei chiedervi di raccomandare queste tre belle creature a Maria, e affidiamo a lei in questa chiesa. E possiamo chiedere che diventino forti come nonno, che ha chiesto di essere qui, che siano radicati qua. Va bene, l'abbiamo fatto, va bene, sì. Grazie. Mi sembra che ci sia le premesse, va bene, per una buona crescita. E anche dei buoni agricoltori, quindi. Alle donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La festa non è finita, andate in pace, e sia la vostra vita una festa nel tirare su questi marmocchi. Auguri, buona festa. Thank you.
devo mettere un bello braccio. Tempo di bamba, eh? Mi ciao.